grazie mille ad Alex Britti prima della serata all'Arcembolli di Milano durante il nome dell'amore tour, che è così gentile da mostrarci la strumentazione che userà questa sera sul palco. Lascio a te la parola. Semplice, parte le chitarre, questa è una bellissima 355 e niente, vado in pedaliera, che c'è una serie di effetti più o meno i soliti, quelli che si usano sempre. Volume, più che altro anche per fare i cambi chitarra, poi non lo uso troppo proprio come volume. Poi c'è un roto vibe che uso per simulare un po' il Leslie su certe cose. Poi qui c'ho un po' di scatoline di distorsori, questo è un rat, l'ho montato dentro un altro chassis perché avevo rotto quello originale, quindi l'ho fatto montare dentro questo più piccolino che è anche più comodo, e lo uso in modo un po' tipo fuzz, molto distorto, per avere una distorsione estrema però a volume diciamo contenuto. E questo qui che è una via di mezzo è un boost. E basta, e poi c'ho l'eco. Uno solo che poi in base ai pezzi vi do il tap. E tutto passa sempre attraverso un tremolo che appena appena non lo senti, appena appena accennato, che serve giusto a togliermi un po' di... Tieni sempre inserito? Sì, perché mi toglie un po' di mano destra, io ho una mano molto pesante e quindi quello lì mi toglie un po' di attacco. Tutti cercano l'attacco e io invece cerco di togliere, sì, ce n'ho già troppo di mio. E poi in cima, alla fine c'è un eco, ma che agisce appena appena, è proprio appena appena accennato che mi dà un po' di differenza. Io esco su tre amplificatori, diciamo su due fondamentalmente, sui due fenderini che stanno ai lati, e quelli lì sono leggermente sfasati dall'eco. E però ecco, e il Vox in mezzo mi fa da equalizzatore, perché essendo secondo me, poi in generale è così, i Fender sono sempre un po' bucati in mezzo come frequenze, mancano di medie, poi hanno molto attacco ma poco meno sustain di altri amplificatori. E quindi tieni comunque tutti e tre inseriti? Non... Sì, sì, sempre tutti e tre fissi inseriti, e così quando il Fender finisce c'è ancora un po' di Vox che spinge e mi allunga un po' le note. E poi il Vox è molto nasale come amplificatore, quindi da solo non mi piace, però lo uso per equalizzare i Fender. Invece che dare più media ai Fender, li lascio flat e metto il Vox in mezzo che mi dà il naso. Così ho le basse e l'attacco in alto del Fender, però poi ho anche le medie, del medie e un po' di sustain del Vox. E con questo accrocco, però funziona bene. C'è un suono molto blues, è una cosa molto... molto semplice, non c'è roba digitale, non c'è... Una curiosità che credo potrebbe traumatizzare i puristi, vero che l'UA è il modello signature di Dan McDarrell? Sì. Come sei arrivato a scegliere quello? Che... Mi piace di più, mi piace di più. C'ho, ce n'ho ovviamente un po' tutti. Io ho sempre usato i Vox, ovviamente il Vox è il Huawei per eccellenza. Ce n'era anche uno degli anni 60, dei primi anni 60, metà anni 60, quindi era quello che usava Hendrix. Però sulle sonorità di oggi mi sembra, quando lo uso questo fa più wah. E poi ha le regolazioni, le regole, sai, a volte in base alla corrente che trovi, in base alle cose che trovi, ti cambia un po' la funzione lo wah. E allora invece che smontarlo e andare a toccare la cordicella, quella cosa complicatissima che non ho mai imparato, questo qui c'ha gli switch laterali, ed è molto più comodo. Poi io non faccio il collezionista, io faccio il chitarrista, quindi a casa ho tutti i wah belli, antichi, eccetera. Però poi
Dal vivo mi piacciono tutte cose nuove, io le cose vecchie le tengo a casa, c'ho qualcosa ovviamente, però mi piacciono le cose nuove, le chitarre sono nuove, gli ampli sono nuovi, è Quindi tutto niente vintage nuovissimo. mania. No, no, no. Sì, qualcosina, ma appunto la trovo una cosa da collezionista, non da chitarrista, quindi me le tengo a casa, magari ci scrivo, mi piace anche semplicemente averla intorno a volte, qualche oggetto, non solo chitarra. Le cose vintage mi piacciono, però poi tanto dal vivo le sfascio se ci vado a suonare, quindi sono sempre delicate. Ho qualche chitarra vintage, qualche ampli, microfoni, soprattutto un sacco di microfoni vintage, però poi mi piacciono, mi sento più sicuro con le cose nuove. E poi io appunto, essendo molto poco delicato, le cose vintage si rompono, allora devi cambiare i pezzi, perdono valore, quindi me le tengo a E casa. questa cosa del poco delicato, io so che sei autodidatta, giusto? Sì. Ed è una cosa, secondo me, delle prime che balza all'occhio vedendoti suonare, cioè un approccio molto fisico al Sì. suonare la chitarra. Arriva da qualche parte, è una cosa che ti è venuta naturale, hai cercato di sviluppare un determinato tipo Ma no, io ho di... sempre tutto abbastanza casuale quello che il modo in cui suono. Ho iniziato a suonare quando ero piccolo i cantautori, ero un appassionato di Edoardo Bennato, ho iniziato a suonare per colpa sua, come dico sempre. E quindi suonavo, io ho iniziato da ragazzino che avevo una chitarra a 12 corde, gigante, più grande di me, 12 corde le devi picchiare, quindi ho avuto sempre questo, proprio nell'immediato, questo rapporto molto fisico, molto muscolare con la chitarra. E quindi poi, senza rendermene conto, tanti anni dopo sono passato all'elettrica, il primo assolo di chitarra che ho provato a fare. Penso che già suonavo da 6-7 anni la chitarra, già mi esibivo anche, già facevo spettacoli. Poi ho scoperto la chitarra elettrica tramite Santana all'inizio, poi Stevie Ray Vaughan, che quindi poi Santana no, però poi Stevie Ray Vaughan pure è uno che picchia giù duro come un pazzo, quindi ho sempre continuato un po' con quello stile. Poi mi ero appassionato quando ero un po' più grandicello di Paco de Lucía, che è un altro che picchia duro come. E quindi ho capito forse che a un certo punto che la chitarra va picchiata forte. E quindi mi piace comunque questo rapporto, mi piace dominarla la chitarra, mi piace sfiorarla. E quindi il passaggio che dicevi in gioventù dall'acustica all'elettrica è in qualche modo riconducibile agli ultimi anni di carriera tua? Sì, forse sì, perché uno scopre sempre delle cose nuove. Io funziono attraverso degli stimoli e non dei ragionamenti, quindi vado più di pancia, mi piacciono delle cose. Quando io ho sempre suonato poi fondamentalmente la chitarra elettrica, poi quando ho iniziato a fare il cantautore vedevo che l'utilizzo della chitarra sovrastava il cantautore, sovrastava i testi, sovrastava tutto. E quindi per addomesticarmi sono passato alla chitarra acustica, più che altro appunto proprio che era una sorta di anestesia, una sorta per tenere la chitarra più da parte, quindi quando poi con gli anni uno si calma, no? Diventa tutto più gestibile, quindi avevo l'esigenza perché poi mi ero accorto che già da qualche anno, pur avendo una chitarra acustica in braccio, io suonavo la chitarra elettrica, tutti gli assoli erano con il distorsore eco, usavo gli amplificatori sul palco e quindi alla fine era una strana chitarra elettrica, ho preferito prendere l'elettrica direttamente. Leggevo in qualche vecchia intervista che anche il modo di comporre i pezzi è cambiato nell'ultimo disco rispetto al passato. Parlavi di software, Ma giusto? sì, perché si scrive in base a quello che si usa. Quando ero all'inizio, che per scrivere prendevo la chitarra e me ne andavo al parco in spiaggia, era un conto. Poi una certa vena, una certa direzione musicale magari la esaurisci anche. Poi ogni tanto può anche succedere. Però poi fondamentalmente si scrive di testa. Io ho sempre scritto di testa, la maggior parte delle canzoni potevo averle scritte anche senza chitarra e tante le ho scritte senza chitarra, le scrivi di testa e quindi poi la chitarra la metti a disposizione dell'arrangiamento della canzone, quindi poi non è più necessario, scrivo col computer, scrivo anche senza niente. Tra l'altro ho visto dei video tuoi in cui andavi a scomporre magari brani più o meno vecchi, facendo vedere come la radice blues poi era Sì. stata modificata, Ma che... sì, perché per esistere bisogna fare un percorso. Ora, è inutile prenderci in giro,
i discorsi puristi, puritani, cose. Per uscire la gente deve sapere che hai fatto qualcosa. Per sapere che hai fatto qualcosa devi andare in radio e in televisione. E in radio e in televisione, se non sei americano, il blues non lo passa. E quindi devi travestirle le cose. Però io penso sempre, ho sempre pensato all'essenza delle cose. Non sono uno che bada molto all'estetica, non me ne frega niente. Se uno dice delle cose che mi piacciono e basta. Poi con qualsiasi vestito le fa, insomma, l'estetica la lascio agli esteti. È una cosa, secondo me, superficiale, che rimane appunto in superficie. Mentre invece mi piace andare dentro i contenuti. Quando ho scritto Oggi sono io, forse il pezzo mio più conosciuto, non potevo... Se andavo in radio con una cosa... synth che faceva questa melodia, sono riuscito ad addolcirlo e sono andato in radio e difatti adesso mi stai facendo questa intervista. Se fossi andato con la chitarra acustica in radio non sarei andato e tu adesso non mi cagavi. E quindi il passaggio all'etichetta indipendente poi ti ha reso un po' più libero sotto questo punto di vista? Sì, moltissimo. Moltissimo, ma non tanto il passaggio all'etichetta indipendente quanto il fatto di esistere. Una volta che esisti fai delle scelte, perdi un po' di pubblico, perdi un po' di radio, lo metti in conto, però ormai esisti, quindi non ti possono cancellare. Quindi hai più libertà, però appunto essendo un artista che già conosciuto da tanti anni hai anche un po' le spalle più larghe. Te la sei guadagnata sul campo. Esatto. E a livello di testi invece, visto che il brano che ha anticipato l'uscita del tuo ultimo disco è un brano per sensibilizzare, diciamo, le persone nei confronti, sì, dell'argomento della violenza sulle donne, oltre all'impegno dei testi, cioè, trovi sia quasi difficile trovare oggi in radio un qualcosa di impegnato, una presa di posizione forte come lo è stata la tua in quel caso? Beh sì, non le trovi certe cose, come non trovi la chitarra elettrica, quel pezzo ha anche una chitarra elettrica particolare, non le trovi, però non mi importa, come ti dicevo prima, io sono uno che funziona, faccio le cose di pancia, quindi in quel momento avevo un'urgenza artistica di scrivere di quell'argomento. L'ho fatto, non mi sono fatto troppe domande, me la sono sentita, l'ho scritto, l'ho prodotto, l'ho registrato e l'ho fatto uscire, pagandone le conseguenze, pagandone lo scotto. Però anche negativamente? Sì, molto negativamente, perché quell'argomento è un argomento che scotta, quindi è un tabù, quindi tante radio non l'hanno passato, hanno detto guarda, ti stimiamo, ci piaci, ci stai simpatico, ma adesso non lo passo. Le televisioni meno che mai, è tabù, quell'argomento ancora scotta, anche perché mi sono reso conto proprio da tanti muri che ho trovato alzato che è un argomento, ahimè, che è ancora molto presente, anche da chi fa finta di niente. Nella maggior parte delle famiglie è successo qualcosa del genere, senza arrivare agli omicidi o le cose più gravi, però un paio di pizze, come si dice a Roma, un paio di schiaffi purtroppo girano ancora e quindi quello è un argomento scottante e non ti vogliono, però sono contento di averli scritti. Immagino sia anche da stimolo poi trovare una reazione del genere a portare avanti ancora con più forza. Certo. E so che è in lavorazione del prossimo disco, cioè il volume 2 di... Il nome dell'amore, volume 2, sì. Non so quando uscirà perché poi si è allungato il tour, sono entrate cose nuove e io che navigo a vista non ho saputo prevedere. Pensavo di uscire prima dell'estate, invece uscirò dopo l'estate, sicuramente entro l'anno. Perfetto. Alex, grazie mille e ci vediamo dopo. Va bene, vedi un pezzo di concerto, mi raccomando. Certo, sì.